Ai. Ai. Aspetta, aspetta, ti fa male qualcosa? No. Come stai? Sto davvero benissimo, mai stato meglio nella mia vita. Com'è andata con la professoressa? In che senso? Me lo chiedi? Che... Non so, non è una domanda difficile. È andata bene, è andata male, è stata pesante, non so, com'è andata? No, fantastica, fantastica, grandiosa, sì. Mi presteresti una tua maglietta di quelle colorate alla moda? Ah, ma... Da quando in qua tu usi magliette colorate alla moda? È una semplice domanda, me la presti o sì, no? Sì, prendi quella che vuoi, prendi pure. Grande, grazie. Ma come sei rimasto con la professoressa? Non capisco. Viene, 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 non a farci lezione però. Non a farci lezione? A far che? Che viene a fare? Perché? Beh, io veramente non... Cosa? Non posso dirlo, no. Non posso. Come non me lo puoi dire? Sono il tuo gemello, raccontami buono, ti ammazzo, no, no, dimmi tutto. Niente, niente, niente. Negati! Ti tiro questo, basta, raccontami. Va bene, va bene. Stiamo uscendo. Stiamo uscendo insieme. Tu stai uscendo con la professoressa sì, grande. Sì, sì, però sì. Però voi... lei è una donna che già, cioè... Nel senso che lei l'ho esce per... L'ho già fatto, insomma... l'ho già fatto, sì, sì, l'ho già fatto. Fatto che? Fatto tutto. No. Non mi dire che tu te no! la... No! Abbassa la voce, per favore, te lo chiedo, abbassa, abbassa la voce. Ma tu con lei hai debuttato? Sì, 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 grande, sì, non ci posso credere che tu... No! Io non voglio che si sappia niente, non voglio lo sappia nessuno, nessuno, nessuno. Siamo d'accordo. Oh, grazie, sì, sì, che si festeggia? Bravo. Grazie. Niente, che vuoi che festeggiamo? No, che vi importa no, che festeggiamo? No, ma per fare l'antipatico che non ti diciamo perché siamo qui. No, voi invece ce lo dite perché sennò vi facciamo il solletico. No, sì, sapete? Le streghe se ne vanno da casa! Era ora, finalmente! Qui ci sono le prime lettere che mi hai scritto. Tu hai conservato le mie. Per favore, non rendiamo tutto così drammatico, Delfino, perché non ce n'è bisogno. È drammatico, Federico. Noi eravamo già una coppia. Ci stavamo per sposare. Ma ad un tratto mi butti fuori dalla tua vita ingiustamente. E poi ci sono Florencia e Pedro che sono due persone che mi hanno trattata malissimo, malissimo. Sono stata così male, ho sofferto tanto. Però tu hai approvato tutto quello che hanno fatto, no? E mi butti per strada. No, non ti butto per strada. Ti lascio nell'appartamento di Quintana. Intendo con i sentimenti, Federico. Ma perché mi disprezzi? Mi odi, mi tratti male e io vorrei sapere... No, non cercare di spiegarmi perché già so che tu non provi niente per me. Quindi facciamo questa cosa dolorosa ma in fondo semplice. Sono avanzati alcuni regali del matrimonio dopo lo scherzetto dei tuoi fratellini e niente, perché non ce li dividiamo? Prenditi tutti i regali, tutti quanti, e portateli via e non tornare mai più. Ma quanta fretta di mandarmi via. Molta. Puoi stare tranquillo. Esco dalla tua vita. Grazie per quello che hai fatto per me, bebita. Né bebita né bebona, tenere rispetta. Questa è la signora beba, capito? Yeah. E stare molto attento, perché a me non piacere, uomo bergamotto, ya? Yeah? Yeah. Bigamo, si dice bigamo, bigamo. Ma non fa niente, perché Oscar non è bigamo, questo è stato ampiamente chiarito. Ah. Tra Oscar e me non c'è più niente. Niente, per carità. Sarà meglio così. Sentire me molto attentamente. Se tu sbagliare anche solo un pochettino, io prendere te, metto su mie gambe e ti sculaccio forte, forte, chiaro? No. Non importa, non ti ascolto. Guarda che non è uno scherzo, con questo carattere non ti sposerai mai. Beh, devi avere pazienza, manca molto poco e io ho già un piede dentro e poi c'è quel conte di cui ti ho parlato. Vieni a comprare dei terreni e tu ti occuperai di lui. Sì, sì. No, 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 come? No, 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 un momento, un momento, un momento. Non ti sei già presa delle soddisfazioni, sì, con quell'avvocato bello bello, che dici? Ora basta. Basta, Paloma, basta! Basta e ascolta ciò che ti dico, fai uno sforzo. Paloma, la forza sia con te! La fortuna Fritzenwalden è già quasi nostra. Dai, dai, non c'è nessuno. Via libera. Sì, sì, sì. Vieni, dai, approfittiamo. Forza! Tieni. Sì. Ecco. Passamelo. Oh,
Salve. Come va, Gagliardo? Che bello incontrarla. Sia un po' più credibile, suocerina. Tu non devi mica insegnarmi a recitare. Ridicolo. Va bene, basta, non litigate più, per favore. Così, ora va meglio. Ascoltami, abbiamo un grosso problema. Già. Federico ci vuole cacciare da casa oggi stesso. No, no, ho bisogno che voi stiate qui. Sta arrivando un conte, quindi fate qualsiasi cosa per stare qui, senti, va bene? Potresti essere più esplicito. Più esplicitamente toglierò tutti i soldi a Federico. Fidatevi di me, rimanete qui, succeda quel che succeda. Delfina, senti una cosa. Vengo adesso dalla banca. Non mi importa niente, vengo ora dalla banca. E non ci sono soldi depositati. Non è possibile. Io stessa ti ho fatto il bonifico. Ma certo, mio caro, sarà un ritardo della banca. Si tratta di molti soldi. Non sai che quando si parla di molti soldi le pratiche da fare sono terribili? Ma che lo dica fare a te? Che ne vuoi sapere? Tu sei un pidocchioso rifatto ed estorsore. Basta, mamma, per favore, chiudi quella bocca per un po'. Ascoltami, Pedro, stai tranquillo. Fidati di me, quei soldi arriveranno. Fidati. Ma è proprio questo che non posso fare. Fidarmi di te. Vedi di non tradirmi. Dottor Gagliardo, come stai? Non sapevo fossi arrivato. Dottor Gagliardo, non sapevo fossi arrivato. Il mio avvocato la sta aspettando. Sì. Vieni, per favore, abbiamo il tuo assegno. L'avvocato. Dai, andiamo a comprare qualcosa. Guarda, possiamo fare... possiamo comprare vestiti o comprarci dei giocattoli e... ma sì, una collana di libri di fiabe da leggere insieme la sera. Oppure una palla da basket e... Ramiro... non mi fare così, per favore. Amore. Ramiro. Senti, io non ti permetto di trattarmi così, eh? Perché io sono solo andata a prendere un caffè con un'amica, ma non significa che ti abbia abbandonato. Sei cattiva! Ramiro! Ecco la giuria, vemos que nos dice. Amelia! Siamo venuti a riscuotere, ora. Che casa, eh? Dovevi lì? Quella casa vale molto dinero. No. E tu cosa guardi, cenciosa? Non essere così contenta perché queste valigie non sono nostre e non ce ne andiamo ancora. Manca molto? Senti, carina, sai una cosa? Mi hai stufata, no, io ti ammazzo! No, mamma, no, smettila, no, tranquilla! No. Si sta mostrando per quello che è. Io mi mostro, quelle uniche che stanno dimostrando quello che sono siete voi due. E non cercate di farmi sentire in colpa perché non funzionerà con me, capito? Che sta succedendo? Cosa c'è? Niente, niente, due scope che non ramazzano ultimamente. Ma... oh! Cos'è questo? Cos'è questo? Oh, un microfono! Soldi! Oh! Quindi eri tu quello dei microfoni, Pedro? Tu... sei tu che avresti riempito questa casa di microfoni. Ci hai spiato tutto il tempo e intanto rubavi i miei soldi dalla cassaforte. No, mi deve credere. Posso credere. Non ho niente a che fare tutto, con questo. Tutto, questa roba non è mia. Assolutamente, tutto ti incrimina, caro Pedro. Stai zitto. Questa è una trappola. Mi hanno teso un tranello, glielo giuro, Federico. Chiudi la bocca, imbecille. E tu, Federico, renditi conto finalmente chi è cosa in questa casa. Non ho messo alcun microfono. A mettere i microfoni sono stati... Chiudi la bocca, imbecille. Zitto. Tu che hai ascoltato le conversazioni basta, degli basta, altri. Basta, per favore. Basta. Io vado a chiamare la polizia e tu non te ne vai da qui finché non chiariremo. No, 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 io me ne vado perché non voglio essere accusato per qualcosa che non ho fatto. Se Herr Fritzenwalden ti ha detto di stare qui, tu da qui non devi muoverti. Ti sei maritata con un tizio con mui di nero, carina? Questa abitazione è tua? Rispondi, guapa! Rispondi! Insomma, lasciatemi in pace. Basta. Altrimenti mi vedrete molto arrabbiata. Oh, che spavento! Senti, zietta, non scordarti che se ti arrabbi qui a rimetterci sei tu, non noi. Non far perderci altro tempo, per favore. Il Nino è tuo figlio, eh? Ora basta. Io non sono tenuta a rispondere a domande private e personali. Andatevene. Forza, 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 via! Ce ne andiamo. Ma ora che sappiamo che hai il mucio di nero, ti toccherà sganciare un sacco di bigliettoni perché ti lasciamo in pace. L'uno sull'altro perché se no cominceremo a parlare. Olè! Wendy! Wendy! Ciao! Ciao, cioccolatina! Come stai? Guarda che carina che sei! Tu sei bellissima, non sai quanto mi sei mancata, quanto! È questo il tuo modo di dimostrarmelo? No, è questo! Aspetta, il cappello! Ecco fatto! Questo? Ecco!
molto meglio. Dici? Flor, ti presento Wendy. È la professoressa che ci ha dato Federico per farci apprendere quello Ciao. Che non abbiamo capito a scuola. Professoressa, non sembri. Sei molto bella per essere una professoressa. Questo è il tipico pregiudizio, che tutte le professoresse sono brutte ed anche noiose. Così, hai ragione, ho preso un granchio, hai perfettamente ragione. Granchio, è una cosa, una stupidaggine, una storia inventata, è come, niente. Ma che ti prende? Wendy, andiamo a studiare. No, senti, voglio chiederti, ci sono delle corde perché ci sono dei ladri in casa e gli voglio tendere una trappola. Abbiamo tanto da studiare, tanto di arretrato, sì, così non tanto sai quanto che... sei indietro questo ragazzo, ma lo aiuterò a rimettersi in pari. In pari? Devo rimettermi in pari, sì, andiamo.